Buongiorno, Buongiorno. buongiorno, buongiorno. Come state? Qui tutto bene? Emma sta meglio? Finalmente domani abbiamo la visita, così capiamo un attimino che sta succedendo. Tutto bene. Abbiamo passato un po' di giornate al mare, un po' in giro qua e là. Mamma, però stanotte non ho dormito male. No, stanotte non mi hai fatto dormire, mi ha fatto esaurire stanotte perché non aveva sonno, perché la signorina aveva dormito tutto il pomeriggio, quindi giustamente non riusciva a dormire, mi stressava a me nel sonno. Non riusciva a dormire e io urlavo dal sonno, ovviamente non ero sveglia, quindi mentre dormivo io mi ricordo che urlavo, mi sono svegliata, vabbè, un macello, poi avevo sete, mi sono alzata. Comunque una nottata bella intensa. Niente, questo, io adesso sto pulendo e poi mi preparo per uscire. Allora, eccoci qua, Emma. Ciao, Brando, Brando, Brando. Ciao. Allora, stamattina in realtà dovevamo andare a fare, io ed Elisabetta, con mio fratello, mia sorella, vabbè, tutti insieme, dovevamo andare a fare la consulenza per fare un tatuaggio. In realtà si è liberato il posto, ha detto perché non ve lo fate stamattina? Io non ho detto niente ad Elisabetta fino a stamattina perché quella soffre d'ansia, si sarebbe fatto venire le crisi, e infatti si è fatta venire le crisi. Quindi stamattina faremo il tatuaggio. Bellissimo, piccolo, molto piccolo, anche perché in estate grandi non ne faccio perché sono da curare, non puoi esporti al sole, quindi uno piccolino, male che va, ci metto una bandana sopra e sto a posto. Dimmi, Emma. Niente, quindi vi porto con me, vi aggiorno. Allora, siamo in attesa della povera vittima. Attendiamo, vediamo la reazione, ma non arriva. Eccola, eccola. Madonna, perché Non non ti ci ho ha visto? visto. Sì, ci ha No, visto. sta andando di là. No, non è la nostra macchina quella. Allora, ecco la povera vittima in arrivo, vediamo la Buongiorno. reazione. Buongiorno, la vedo confusa. Già mi stai riprendendo? Come va? Male. Stai Perché non facendo il si video? tratta. No, le parolacce non si dicono. Mi bannano il No, video. ma il bello, sai, guarda che stavo facendo una figura di... Allora, preparazione. Come ti senti? Questi momenti da ricordare. Raga, eccomi qua, tatuaggio fatto, non ho più registrato perché veramente sono collassata dal caldo. Comunque questo è il tatuaggio mio, aspettate un attimo, come faccio? Non riesco a farlo vedere sto tatuaggio. Non lo so, no. Vabbè, poi giro la videocamera, poi vi faccio vedere quello di ieri. Ora sto scendendo, madonna, questi capelli schifosi, che è arrivato un pacco, vediamo cos'è arrivato. Allora, vediamo, ecco così, molto meglio, eccolo qua. Molto carino, mi piace tanto. Oh, raga, oggi si collassa, infatti stavo sopra a letto perché come sono tornata, stamattina non tanto, ma adesso proprio, infatti come sono tornata ho cucinato, mangiato e sul letto, basta, questa è la mia giornata. Comunque è arrivato Shane, adesso spacchettiamo insieme. Spero che mantiene il telefono. Allora, spacchettamento Shane, acquisti sobri. Allora, questo non è una fascia per capelli. Praticamente questo va sullo specchietto dell'auto. Sapete lo specchietto quello centrale? Ecco, questo va lì con le pecorelle, molto carino. Ti piace? Emma, ti piace? Non so come va però, sai? Per me? No, che per te, per le auto. Ferma, ferma, ferma. Ferma. Poi un'altra cosa molto sobria.
abbiamo questo è per il freno a mano e questo è per il cosino, quello che si mettono le marce. Voleva vedere lo zio. Poi ho preso questo, questi sono comodissimi, invece ve li consiglio per le cinture. Praticamente si mette sulla cintura, quando voi mettete la cintura, sapete che la cintura vi taglia tutto il collo quando vi muovete, questi qua sono comodi perché sulla cintura non vi dà fastidio, insomma. Ne ho presi alcuni anche per Emma, per diciamo quando usa la cintura, quelle cose là, perché poi i seggiolini utilizzano le cinture. E poi in ultimo ho preso altri due cuoricini, sono questi qua, quella che già avevo messo uno in macchina, uno bianco. Sì, è uno sul rosa, ne ho uno già rosso comunque, la chicca delle chicche, bellissimo. Allora, siccome domani mio fratello parte, abbiamo avuto l'idea di fare un bel disegnino per la nonna, è vero? Uno prima per la nonna e poi uno per lo zio, così sì. Lo zio glielo porta alla nonna da parte di Emma. Dai, vediamo cosa stai facendo. Sto facendo un cuore per la nonna. Bravissima. Nonna, mi puoi dare un altro colore? Sì. Io ti voglio disegnare. Ma scusi, se non so disegnare, papà me l'ha detto. Ma io sono brava, ti faccio uguale uguale, va bene? No, non mi fai quello uguale. L'altra volta mi avevi fatto bruttissima proprio. Ma questa è bellissima, vedi? No, invece. Allora mi fai così, dai. Uguale a questa. Allora, mo ti faccio la faccia. Uguale alla tua? Sì. Vediamo, aspetta, ti faccio gli occhi. Sì, così, uguale a lei. La bocca. Beh. I capelli. No, così, così. Vabbè, un pochino più piccoli. E il corpo. Va bene? Ti piaci? Sì. Guarda che no, bello. Devi fare gli occhi così. Ah, gli occhi. Vedi che belle mani? Perché? Sei bellissima. Come ti vedi? Brutta. Buongiorno. Ieri sera ovviamente non ho chiuso il video. Raga, qua ci saranno 40 gradi, quindi stiamo un po' delirando in verità. Non so se si vede, sto senza trucco, gonfia, fa proprio caldo nonostante l'aria condizionata. Tra uno sbalzo e l'altro di temperatura esci fuori, sul balcone, eccetera. Rientri, c'è l'aria condizionata, vai in un'altra stanza, non c'è, un casino, insomma, quindi si muore. Non è proprio un clima normale, diciamo, perché tu fai tutti questi sbalzi di temperatura, sono le 8 del mattino e già si crepa, guardate come sto rossa. E niente raga, quindi io chiudo oggi il video, oggi sono triste perché parte mio fratello, ritorna alla base, a casa sua. E sì, comunque mi avevate chiesto mia madre, sì, era partita, avevo fatto pure un video, l'avevo pubblicato, se non erro, dove era l'ultimo giorno che stava qua. E niente, si ritorna alla routine, alle solite cose. Io ora per un po' starò a casa, però abbiamo già altri programmi in mente. E poi ci faremo tutto agosto a mare, tanto c'è ancora un mese oltre, perché anche settembre, volendo, se il tempo regge, si può anche andare, anzi sono i migliori bagni, quelli più belli. E quindi per qualche giorno a casa, però dobbiamo andare al cinema, dovremo andare a cena a casa di amici, quindi abbiamo un po' di cosine da fare in questi giorni. Mi dedicherò un po' alla pulizia della casa, faremo qualche uscita in più. E anche perché in effetti con questo caldo andare a mare, poi settimana prossima il ciclo, quindi siamo a posto, appena va via il ciclo si torna a mare e così nel frattempo guarisce anche il tatuaggio. Niente, io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao.